ai danari più che da stadio, ma la gente di Reggio preferisce l'ombrello all'ombrellone. Un cappello di carta basta per non sentire i 35 gradi che diventano 40, 50, si fa per dire, quando il calore della gente di Calabria contagia tutti, anche le hostess che hanno la maglia di Possanzini. E ancora un cantiere, il Granillo, posti occupati anche sui balconi. La favola comincia sugli spalti. Qui ci sono mani che spingono forte la regina. E ci sono anche le lacrime di un ex Dionigi. Una cosa bella che succedono poche volte, però fanno sempre ogni tanto, fanno piacere. Proprio lui, Dionigi, il ragazzo che si è commosso, crea il primo brivido e dopo un po' il secondo. Dionigi invoca il rigore, l'arbitro lascia correre, si continua a giocare e c'è un colpo di testa che mette paura a Paolo Orlandoni. Ma mi fai cazzare, se la guarda! La regina stenta, fatica, il Piacenza invece crea palle gol e spegne un po' l'entusiasmo della gente di Reggio, che fa brutti pensieri. Ci pensa Pralì a far capire a tutti che la regina ha superato bene qualche amnesia. Il biondo Baronio ha talento e Flavio Roma lo spegne così. Simoni stringe forte la panchina. Senza pace. Un po' di pace la regala a Manighetti. Il più sveglio di tutti è Dionigi. Orlandoni gli fa concorrenza. La regina cambia uomini e marcia. Ecco Pirlo, ecco Gustavo Reggi, l'argentino che si presenta così. Si fa strada lo 0-0, ma qui nessuno vuole chiudere il libro delle favole, sul quale oggi c'è un nome sconosciuto, Bruno Cirillo, un napoletano di 22 anni al suo primo gol in acqua. Che festa per questo ragazzo che qualche anno fa raccoglieva i palloni a bordo campo. Mi ricordo che quando ero piccino qui ho fatto il settore giovanile, quindi venivo allo stadio a fare il raccattapalle dei grandi campioni. Ecco un altro raccattapalle, Davide, il figlio di Colomba. Chissà se un giorno parleremo anche di lui.